Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua per una puntata agostana, calore, sol leone, sol gattone e tutto ciò che comporta questa simpatica stagione estiva. E fortunatamente la scimmietta degli orologi va in ferie. Non va in ferie la scimmietta degli orologi, è lì appollaiata sulla spalla che finge di guardare il mare, di illustrarsi gli occhi con le scimmiette femmina, in realtà è lì che pensa solamente agli orologi, come state facendo voi esattamente in questo momento. Ce l'avete lì che vi indica il prossimo obiettivo, fa così, con la nocciolina fa così, poi con l'indice fa così, e voi lì a guardare e dire, ma questo qua mi interessa, in realtà non interessa a voi, ma alla vostra scimmia appollaiata. Quindi occhio che non dorme d'agosto. Agosto però che porta con sé anche gli orologi della vacanza, i diver, no? E il fatto, avete preso seriamente, avete preso sul serio la rubrica video cartoline delle vacanze perché me ne avete mandate un fottio, come si dice in italiano, corretto. E quindi ne vedremo qualcuna anche inserita qua in questa simpatica puntata. Gli do la precedenza, le vedo, sono corte, 20 secondi, 10 secondi, pochi megabyte. Vedo la copertina, no? L'anteprima, il mare, dico, questo qua è sicuramente da mettere nelle cartoline, mare, e quindi anche se me lo mandate ad agosto io lo filo dentro, gli do la precedenza, metto due o tre video di quelli vecchi rimasti di giugno e poi ci infilo le cartoline dentro. Ora, prima di guardarli, l'orologio del giorno è questo simpatico Orologi Calamai, l'orologio che ti toglie dai guai. 39 mm di diametro cassa, l'MC72 come modello, quadrante nero opaco, bag interna girevole, orologio che è veramente comodo, con questo nato che gli ho imbastito, che è color verde militare, con cioè anche gli occhiali per l'ardiglione che sono esattamente con un cerchietto metallico, che così gli impedisce di sfarsi. Va bene, dai, guardiamo il primo video, vai. Ciao Davide, sono Ciao. Antonio da Messina. Ti ho Antonio. mandato già due o tre video. Addirittura. Nell'ultimo mi avete un attimo preso in giro perché ho venduto l'oro per gli... Scusa, ma c'è la scimmietta sulla spalla, c'hai. C'hai la scimmietta sulla spalla, l'ho vista adesso. Ah, sei quello dell'oro di casa, dell'oro de... Ok. La scimmietta sulla spalla. Ma che ambaradan che ha messo su questo amico qua? Va bene, dai, siete simpatici, dai. Orologi? Volevo farti vedere i miei ultimi due nuovi arrivi. Vai. Mido. Uno è questo, ed è questo Mido Baroncelli. Mi piace. Mi serviva un orologio elegante Sì. da mettere, vediamo se si vede, se Sì. riesco a metterlo a fuoco. Un orologio elegante da mettere sotto una camicia o con un abitino un attimo più Ma certo. casual, Mi piace, mi abbastanza piace. semplice col quadrante nero. Chiusura a farfalla, anche se un po' mista sulle palle, fondello a vista. Lo Bravo. adoro, lo adoro veramente. Ok, ora vi faccio vedere l'altro Vai, orologio. faccio Ve lo vedere. faccio vedere in una maniera un po' particolare, quindi portate pazienza, ma almeno non sarà uno di quei video noiosi. Vi faccio vedere un pochettino le parti più belle di Messina. No, non mi hanno arrestato, so che ve lo state chiedendo, questo qua è uno dei set che uso per fare le foto alle modelle gnocche, dato che uno dei miei passatempi dove è la fotografia. Bravo. E niente, passiamo alle prossime location. Ciao Davide. Bel posticino Quelle qui. sono le tipiche barche messinesi, le chiamano feluca, e hanno questo grosso pilone in modo da vedere meglio i pesci spada dall'alto, e poi hanno quella lunghissima passerella di almeno una ventina di metri, una decina di metri, in cui lì i pescatori praticamente arrivano alla punta di quella passerella e cercano di arpionare il pesce spada. Ho Questa capito. qua è una tecnica di pesca che risale agli antichi greci. Però.
Complimenti per il posto. Ok, arrivato a destinazione. Ora ci facciamo una pescatina. Che acqua, che c'è? Bravo. Eccoci qui nel secondo spot, che tra l'altro è l'ambiente naturale dell'orologio che ti svelerò e ti passerò la mia amica. Magari chi è? sarai più clemente con le Oh, valutazioni passala, passala. della mia collezione. Ti passo Gabriella. Ed eccoci qui nel bellissimo stretto di Messina, lì si può ammirare il pilone dove qualche giorno fa Ian Rose ha fatto la sua traversata su slackline e ora passiamo al bellissimo orologio nel suo ambiente naturale. È un lago modello Ah, Squad. sì. Squad Moave, Moave. dedicato al deserto del Ma Moave. scusami, è Continua, Squad Moave dedicato al deserto del Moave. E in vetro zaffiro, niente, vai. La lasciamo. dai, non la riparla. E che altro devo dire? Mi sono E niente, saluta Davide. dimenticata. Ciao Davide. Ciao Gabriella. E non si vuole fare vedere, ti volevo far vedere qualcosa di carino, ma ma ci vergogniamo, quindi niente. Dove siamo qua? Oh, fa l'immersione. Quanti pesci. Bello. Laco Mojave, ci piace l'orologio, eh? Ah. Ma Gabriella dov'è? Facci vedere Gabriella. Ce la fa vedere. E niente, Davide, detto questo, penso di avervi rotto abbastanza le scatole con queste splendide immagini. Vi saluto e vi chiedo scusa per la confusione, ma ho cercato di montare al meglio Va bene, le clip. Ciao Davide, ciao a tutti. dai. Ciaone, ciaone, ciaone. Niente, dai, simpatico video, no? Simpatico video perché non me l'aspettavo perché ho visto che durava 4 minuti e passa. Ho detto sarà un video di una collezione. Invece no, praticamente rientra anche questo nei video delle video cartoline dal mare, anche se fatto un pochino più lungo, montato in maniera un pochino così raffazzonata, però ci è piaciuto, dai, qualcosa di simpatico, la scimetta sulla spalla, Laco Mojave sott'acqua e il Mido Baroncelli come nuovo arrivo. Vai, va bene, dai, i voti non se ne danno in questi video qua, sono due simpatici orologi. Complimenti per i posti, per la location e fortunati amici che abitano in Sicilia, Calabria, quei posti lì che ci possiamo fare. C'è il mare più bello di tutti, anche sardi, non vi offendete. Puglia, poi Puglia. Vabbè, dai, sono qua, siamo. Prossimo video. Ciao Davide, buongiorno, sono Ciao, Giovanni da Verona. giorno, Verona. Volevo presentarti la mia collezione di orologi. Ebbè. In realtà ti avevo già mandato un video un paio di anni fa, ma siccome la collezione è cambiata parecchio, Radicalmente. diciamo, e vorrei ripresentartela. E vai. Allora, partiamo con questo Longines, credo, stellina, piccolino. Non esiste Longistellina. Ma cosa dici? Mio polso a 17 e mezzo, carica manuale. Mi piace ogni tanto metterlo. È un orologino Simpatico. che sa di storia, È ecco. certo. Poi te le ripresento in ordine di acquisto nel 2010. Va bene, però non devi dire che è piccolino, il mio polso è 17 e mezzo. Sui vintage non si deve fare questo ragionamento, no? Mi sta bene, mi sta male, troppo piccolo, troppo grande. I vintage vanno presi per quello che sono. Sono piccoli, 34 mm, 35. Io ce l'ho anche da 32 mm, l'orologio. Da 32 mm. Però li colleziono, ce li ho, li indosso con piacere, no? Nei momenti in cui mi va di essere così chic. Va bene, dai. 18 comprai Ehi. Submarine 116-610 fuori produzione, 40 mm. Secondo me Millimetri. è il sub perfetto. Sì. A me piace con la lente e anche perché 40 mm lo ritengo nella misura praticamente Perfetta. perfetta, non solo per il mio Più che. polso, ma insomma, come misura generica lo ritengo azzeccato.
Successivamente comprai Gonfia. questo 16-6 e 13, questo è un 96, io vendevo ovviamente full set, è tenuto in maniera impeccabile, revisionato e tutto. Questo è in assoluto l'orologio che metto di più tra quelli che ti farò vedere oggi, è quello che veramente al polso, secondo me, è accattivante, Accattivante. ha una luce d'estate, dei colori, non è virato a purple, però è un orologio che boh, per me ha qualcosa in più. Poi Bravo. ho comprato questo Tudor in argento, mi affascinava il fatto di Top, essere, tieni. diciamo, costruito con questo materiale, appunto in Particolare. argento. Minchia, come sei lento però. Pochissime case orologiere, forse nessuna, ne produce in argento e mi affascinava. Non lo metto mai, onestamente, ho messo questo cinturino così, insomma, pensavo a guardare il suo. Che diciamo è in originario, nasce come referenza in pelle, non mi piace per nulla, ma Po' di come su velocità, su. questo, Peccato. ma è lì, non l'indosso sinceramente quasi mai. Successivamente ho comprato, Gonfia. dunque, gli ultimi che sono arrivati, ovviamente sai bene che è un orologio fuori produzione, uno proprio appunto degli ultimi arrivati è questo Milgauss, non l'ho mai indossato, l'ho preso e messo da parte. È un orologio che mi piace molto, devo dire, d'estate. Vedo. Sento pareri contrastanti e discordanti. Secondo me, molti dicono che non è bellissimo, quantomeno addirittura qualcuno che è brutto, ma è perché seguono tutti la stessa linea di pensiero senza valutare di per sé l'orologio, che secondo me, oltre ad essere quasi unico con il vetro così, forse l'unico, è anche molto Oh. particolare con questi colori d'estate. È veramente, veramente, diciamo, Dai. splende. Ecco, splende forse Splendido. questo. Ora ragazzi, ma non riuscite a mettere insieme una frase compiuta di 10 parole, tutte una di seguito all'altra, senza dover pensare a quello che state per dire? Cioè, è lentezza di comprendonio questa. L'orologio è molto splendido. Minchia, l'orologio è molto splendido. Ha il quadrante blu, il vetro è verde, è una particolarità che non si trova molto in giro. Fate bestialire quando siete così lenti di comprendonio. Il termine corretto. Poi Poi. ho comprato alcuni orologi perché li ho scambiati con tre Tudor che avevo. Nella sostanza erano due crono, uno oro e acciaio, l'altro diciamo il panda in acciaio e il GMT, perché troppo spessi, troppo pesanti, erano orologi che non avevo mai messo, non mi piacevano per nulla. E li ho scambiati con questo Gonfiamelo. The Just 41. Top. Lo cercavo proprio con la configurazione con la ghiera liscia, poi il quadrante me ne sarebbero piaciuti degli altri, mi è capitato questo. Va bene. Questo è un 2024, è nuovo. È un orologio secondo me molto elegante e lo si può mettere in svariate occasioni Occasioni, e fa occasioni. sempre Figura. Vai. una bellissima figura. Poi comprai Gonfia. Top. GMT, si chiama GMT. famosissimo, il famoso Batman. Questo ha il bracciale Jubilee. Jubilee. Bravo. Lo preferisco all'Oyster, diciamo che ti farò vedere adesso a seguire l'altro orologio che ho. Nella sostanza mi piacerebbe, e ci arrivo, invertirlo con Ah, brutto questo questo. che mi è Top. arrivato per ultimo, anzi per penultimo, visto che l'ultimo che ti farò vedere l'ho scambiato poi con i Tudor. E mi piacerebbe spostare il Jubilee su questo e l'Oyster metterlo sul Batman, secondo me sarebbero un pochino più azzeccati, tanto la referenza, tu mi insegni, non cambia. E quindi probabilmente farò
Farò così, devo farò essere così. onesto. Non ho la passione degli orologi, li vedo come gioielli da mettere al polso. Ho capito. E mi piacciono per quello, perché Va appunto bene. sono, non mettendo altri tipi di gioielli, bracciali, braccialetti, insomma, collane, anelli, Questi mi qua. piace avere l'orologio e vederli Gioielli. come gioielli. Bravo. Ecco, questa è la mia collezione. Non vorrei Ok. dimenticarmi l'ultimo arrivato, che è questo Bravo. Breitling Super Ocean 42 in bronzo. È un Bello. orologio che l'avevo sottovalutato. Devo dire, messo al posto, è veramente gran bello. È un orologio formidabile. Sappiamo che non ha il movimento interno di manifattura, anche se Che te ritengo frega? sia abbastanza pregiato e soprattutto molto molto affidabile, e quindi è un bellissimo orologio. Lo si indossa Piacere. con piacere, con Bravo. questo sfondo verde, cinturino anche verde. E E niente. Oh. sì, che dire. Niente. Eccoci, questa è la mia collezione. Vai. Bello. E spero che ti sia piaciuta e ti ringrazio Sì. Lo anticipatamente se vorrai pubblichiamo. pubblicare il mio video. Certo. Ciao, tante belle cose, Anche ciao. a te. Lo pubblichiamo per far vedere come non devono essere fatti, come un'esposizione. Dai, non sai mettere insieme due parole. Mi fa venire il latte ai ginocchi, come dicono a Carrara. Va bene, dai, ti do un bel 5. 5, oh, la soddisfazione massima di dare un 5 a uno che c'ha 14.000 Rolex è questa, perché cioè, poi proprio ti sei confessato, ti sei smattato, come si suol dire. Per te gli orologi, non sei appassionato di orologi, li vedi come gioielli, li vedi come un ornamento del polso, così come un bracciale, un anello o un orecchino, e metti do 5. Ti saresti anche salvato con l'ultimo Breitling lì in bronzo, che insomma è un orologio abbastanza da intenditori, da chi vuole spendere e avere qualcosa di particolare, però non ti salvo, ti do 5 perché tutti i Rolex presi del Menga, così perché per dire io ho tanti Rolex, io sono bravo perché ho tanti Rolex, ho tanti gioielli da mettere al polso e sono più ganzo di tutti, e ti do 5, così impari. Ecco, boh, poi anche l'esposizione, l'esposizione da 5, da 4, da 3. Cambiamo video, va che è meglio. Ciao Davide, sono Antonello Ciao, da Roma, ti Antonello. mando questo video per farti vedere la mia piccola raccolta di orologi. Bravo. Intanto ti faccio i complimenti per il canale e ti Grazie. ringrazio per tutti i video che ci mandi, ci fai divertire insieme agli altri squilibrati del canale. Lo sai, eh? Ora ti presento la mia collezione orologi, partendo dal primo quarzo, il mio Everyday Watch, che è Casietto, questo bello. Casio a batteria da Batteria. indossare senza pensieri, insomma, per Con quante indossare? tutte le occasioni, principalmente Bravo. quelle di lavoro. Mettici qualche Il secondo orologio che ti faccio vedere è questo Vostok Komandinsky, a cui ho cambiato il cinturino in pelle. Quello originale faceva abbastanza schifo. Certo. E la E particolarità di questo orologio risiede nella lunetta chiamata posacenere bidirezionale. E appunto, io ho messo questo cinturino di pelle aftermarket, sembrava più adatto allo alla spirito dell'orologio. certo, Molto bello anche il molto quadrante con bello. questa stellina rossa al centro, la dicitura Komandinsky 17 rubini. Mentre la sfera dei secondi, come puoi vedere, è rossa a contrasto. Lo Mentre a vedi? ore 3 abbiamo la casella della data Detta. con sfondo bianco. Brava, bella descrizione, Prossimo bravo. orologio che ti faccio vedere è quello che sto utilizzando adesso come orologio del giorno, che è questo bellissimo giapponese Orient Re 2 con un cinturino in gomma molto morbido, ghiera in alluminio e quadrante nero lucido, sempre con la lancetta dei secondi rossa. Invece qui abbiamo un day date che mostra Il il giorno, giorno con la data. bravo. Molto carino questo cinturino in gomma che raffigura due dolfini sotto sopra, insomma, Sotto raffigurante, sopra. diciamo, Oh. riprende gli stilemi del mare. Prossimo orologio invece. Abbiamo l'ultimo acquisto, Suiosa.
che ho fatto, il Best Buy 2023, che è questo City Design Tsuyosa con quadrante Blue Soleil Bello, simpatico. e lente magnificatrice Aure 3, che mette meglio in mostra la data, con questa cassa già vista, estravista. Ma la particolarità che mi è piaciuta molto in questo orologio, diciamo, è il bracciale inusuale che si vede molto poco sugli orologi, che è il President. Sì. Diciamo, si vede molto più sui Rolex. Certo. Molto ben fatto il bracciale in acciaio con con una classica chiusura. E l'unico difetto di questo orologio, ma era già stato detto, è la corona ad ore 4, che è un po' difficoltosa da azionare perché diciamo, è dentro la carrure e quindi è un po' scomodo azionarla e selezionare l'orario. Come ultimo orologio ti faccio vedere la punta di diamante, che è un orologio che era già entrato in un video del tuo canale, che è questo bellissimo Tag Heuer Aquarazr. Top, Se ti ricordi, tanti anni fa ti mandai un video dove ero indeciso se comprare questo o il Maris Lacroix Icon da 40 mm 39. Poi alla fine decisi di comprare questo perché mi era piaciuta molto la lavorazione del quadrante, 300 metri di impermeabilità e la sfera dei secondi fluo a contrasto con il grigio antracite Quadrante. del quadrante. Bravo. Anche qui abbiamo una lente magnificatrice che ci indica l'orario, Ma va. e la cosa molto bella che mi è piaciuta in questo orologio è il fondello chiuso raffigurante, non so se si vede, il palombaro, che indica insomma un'alta impermeabilità dell'orologio. Bracciale Oyster classico e ghiera unidirezionale Bravo. a 120 scatti. Sul Promosso, bravo. quadrante abbiamo la dicitura calibre 5, Sì, ma che è il boh. classico Sellitta Non devi SV200 farmi la descrizione, automatico. eh. Automatico, bravo. Bene, Davide, con questa esposizione ti faccio Esposizione. i miei saluti e ti ringrazio ancora per il canale, che è cresciuto tantissimo da quel dì, Beh. e volevo soltanto farti una richiesta. Penso anche farà piacere ad altri amici del canale, Ma è quella, diciamo, delle panoramiche degli orologi che presenti, e ci farebbe molto piacere se il peso. le facessi in 4K, in quanto il dettaglio non è mai troppo. No, no. Con questo ti saluto e Ciao. forza Roma. Forza Roma, forza lupi. Sì, ma oggi o sono indisponente io o ci sono degli amici che allungano le vocali e io per prendere tempo, per riuscire a pensare a cosa dire dopo, perché altrimenti non ci riescono. Cioè, è un limite gigantesco questo. Va bene. O sei romanista, mi tocca anche darti conto anche se sei romanista, ma ti do un 6 striminzito, dai, alla collezione. Aquarius è un bellissimo orologio. Poi mi fai la descrizione proprio visiva, no? Mi dici quello che. Quello lo sappiamo tutti, non serve che ce lo dici. Comunque sei, dai. Faticato arrivare fino in fondo. Poi il discorso dei video in 4K, no, non lo farò mai, o penso da qui a qualche anno non è in previsione, non mi interessa. Uno, perché per processare un video da 4K occorrono delle macchine, computer, programmi abbastanza potenti, perché cioè è un inghippo, fare il montaggio video in 4K, sono file pesantissimi, lunghissimi. Mi si allungherebbero i tempi inutilmente, perché poi li pubblichi su internet, su YouTube, e YouTube a voi che siete a casa ve lo fa vedere in base alla vostra connessione. A volte vi può capitare anche di vedere un video in 720 pixel oppure anche 480, perché avete una connessione bassa, in quel momento la banda è occupata e YouTube decide di farvi vedere in bassa risoluzione. Quindi dovete andare sulla rotellina, mettere 1080, cliccare e ricominciare a vederlo 1080, ma non tanti lo sanno, no? Aprono il video come viene. E io lo faccio, devo farlo in 4K a tribolare, poi a caricarlo su mi ci vuole una vita, a caricarlo sul server.
Per cosa? Perché poi due persone lo vedono in 4K, ma non ci penso nemmeno. Continuiamo ad andare avanti così e viva nenè, come si soleva dire una volta. Prossimo video. Ciao Davide, mi chiamo Ciao, Riccardo e ho 21 anni. Riccardo. Un saluto da Oh, Como. Como? Inizio con presentarti il primo orologio che è entrato in mio possesso. Si Oh. tratta di un orologio da taschino al quarzo, un Prince London. Un orologio che mi è stato regalato dai miei genitori in occasione di un viaggio che avevamo fatto a Londra quando ero piccolino. Ganzo. In particolare da bambino mi piaceva osservare e perdevo un sacco di minuti a guardare i dettagli di questo orologio. Simpatico, dai. Già l'esposizione va già Proseguo con meglio, mostrarti il mio primo orologio meccanico. Si tratta di un Seiko 5, un orologio che ho SNX. acquistato con i miei primi risparmi e a cui ho sostituito il suo bracciale originale e ho messo questo cinturino lato, in modo tale da renderlo ancora più comodo al polso. Ci piace, bravo, bella Proseguo con esposizione, vai. mostrarti il mio Casio, un Oh. orologio iconico per le sue forme degli anni 70-80 80, e che fa dai. parte della collezione vintage anni 70 che presenta questo colore marrone. Sono particolarmente legato a questo orologio in quanto è l'orologio che ho indossato il giorno della mia maturità. Proseguo Bravo, maturo. per mostrarti il mio orologio di forma, un Opla. Tissot Porto della collezione Heritage della Tissot. Sa un po' di Frank Muller, questa configurazione così tonneau, con i numeri sparati un po' verso il centro. È un po' Frank Muller, un po' copioncina sta Tissot. Orologio dalla cassa Aton e presenta delle sfere a forma di pera e degli indici in stile Liberty. È un orologio che ho preferito alla versione al quarzo piuttosto che quella meccanica, in quanto non presenta la secondina ore 6, che in questo particolare modello non mi piaceva particolarmente. Ma sbaglio, ho detto la lancetta delle ore a forma di pera, ho capito male io. Si dice a forma di pera, non è che non bisogna essere così volgari, scurrili e pecorecci. Si dice a cattedrale, forma di pera. Proseguo per mostrarti un orologio che invece la secondina ore 6 ce l'ha, ed è questo Yungans Yungans. Vintage che monta il calibro G93, un calibro a carica manuale piuttosto sottile che è stato incassato tra il 1954 e il 1966. Pensate. È un placcato oro e dà le dimensioni piuttosto contenute, difatti sono solo 30 mm di diametro esclusa la corona. È un orologio che ho acquistato in occasione di un viaggio che ho fatto a Vienna assieme alla mia ragazza e due nostri amici. Proseguo Bravo. con mostrarti un orologio a cui invece tengo particolarmente, Cos'è? essendo stato del mio bisnonno. Zenith. Si tratta di questo Zenith Captain con datario a ore 3. È un orologio bumper per l'epoca, è un 33 mm di diametro cassa, esclusa la corona. Corona la quale originariamente era del passaggio del 1965, essendo l'orologio del 1965, quindi non ho idea di quale potesse essere, ma che monta quella del 1970. Difatti, all'interno del fondello vi è la dicitura di una revisione che è stata fatta dal mio bisnonno, dove con alta probabilità gli è stata cambiata la corona, sempre in oro rosa. L'orologio l'ho tenuto esattamente come mi è arrivato, ho solamente dato una leggera lucidatura al vetroplexi in modo tale da togliere i graffi più visibili e ho sostituito il cinturino in modo tale da conservare quelli del mio bisnonno con i suoi segni del tempo e utilizzare uno nuovo in modo tale da non rovinare i segni del tempo che per l'appunto sono stati lasciati dal mio bisnonno. Complimenti per questo bello orologino vintage che tanto ci fa piacere vedere. Perché è un lascito del nonno. E poi perché gli Zenith, i Longines, gli Omega, io questi tre no, soprattutto vintage, hanno un certo fascino. Ora, il discorso della corona lì, ma lo capisco anche, no? Lo porti a fare la riparazione o la revisione. L'orologio magari del 65, la butto lì, ce la porti nel 72. L'orologiaio fa tutta. Adesso ci sono queste corone qua nuove, le hanno fatte nuove così. Mettiamoci questa nuova. Sì, vai, mettici quella nuova che è meglio. Trac, ci metti quella nuova perché l'orologio è di ieri l'altro, di 6 anni prima. Ti sembra anche quasi un upgrade. Mettici il modello nuovo di corona con il logo nuovo, no? Logico. Poi che dopo 40-50 anni, quando lo prendi e diventi estimatore del vintage, dici: eh no, questa corona qua è del periodo successivo. Peccato, ci vorrebbe quella del periodo prima. Perché siamo noi che ci facciamo un po' di menate, menate, perché
giustamente vogliamo celebrare il tempo che fu e onorarlo come si deve, cioè, capito? È passione, è passione. Proseguo per mostrarti il mio dress watch, un Cos'è? Baume Mercier, Bomo Mercier. un orologio con quadrante nero e sfere scure, Scure. che paradossalmente ha una visibilità piuttosto buona. Si tratta di un ultra sottile, infatti sono solo 7 i millimetri di questo Vero. orologio. Il diametro cassa è di 33 mm, esclusa corona, e la corona ha incastonato uno zaffiro che lo impreziosisce. Cabochon. È un orologio molto elegante che mi piace indossare. Bravo, bravo amico mio. Proseguo con l'ultimo orologio della mia collezione, che è Cos'è? un fashion Oswatch. watch. Questo swatch è della collezione Dragon Ball. È stato un regalo da parte di mio papà per i miei 20 anni, ed è Simpatico. l'orologio a cui io tengo particolarmente perché rappresenta in pieno il periodo della mia infanzia insieme a lui Bravo. e di quei momenti che passavamo insieme sul divano a guardare cartoni animati. In Bravo. particolare, tra questi vi era proprio Dragon Ball. Ok. È un orologio che non indosso spesso per via della sua scarsa visibilità, leggibilità, però a cui tengo È particolarmente. chiaro, è chiaro. Ci sta. Proseguo infine Era a mostrare l'ultimo. un orologio che non farà parte della mia collezione, ma che invece lo farà di quella di mio papà. Ah. È questo Vostok Col Komandinsky. cara armatino. Questo Vostok, questo particolare modello, era stato acquistato da mio papà quando lui era un ragazzo, più o meno della mia età, quando era in quinta superiore ed è andato in gita a Vienna assieme alla sua classe. Allora io, quando sono stato anch'io in vacanza a Vienna, ho colto l'occasione per andare alla ricerca proprio di quel modello in Ma modo tale da poterglielo regalare, dato che il suo l'ha bravo. perso a seguito di un trasloco. Purtroppo, questo è stato l'unico che sono stato in grado di trovare ed era piuttosto malconcio. Però, dopo un po' di lavoro da parte mia, sono riuscito a rimetterlo in sesto, sono Mas. riuscito a far tornare la ghiera girevole. Bravo. Il vetro plexi l'ho lucidato il più possibile, facendolo tornare l'orologio leggibile, e il datario l'ho fatto riscattare. Di conseguenza sono molto soddisfatto e non vedo l'ora di consegnarglielo per il suo compleanno, che sarà a breve. Ma speriamo. Bene Davide, io con questo ho finito, ti ringrazio e spero che ci sentiremo in futuro, il prima Certo, possibile, con un nuovo va aggiornamento. benissimo. Rock! Ciao carissimo, ah, anche commovente sta cosa qua, cioè è andato in vacanza a Vienna e gli ha ripreso un Vostok Komandinsky da regalargli al suo compleanno. Io spero che sia già passato il suo compleanno, perché se poi ora vede il video il suo compleanno è fra qualche giorno, sorpresa rovinata. Ma spero, magari mandaci un video e facci sapere com'è andata. Bello, si è messo anche a fare il ripristino, cioè per quello che che un ragazzo può fare, no? Pulire, lucidare, sistemare. Bravo, mi è piaciuta questa cosa qua, questa ultima cosa. Ti do un bel 7 a tutta la collezione, alla faccia di quello con i Rolex di prima. Ah, un bel 7, anche perché poi è tutta votata verso il vintage. Ma anche l'esposizione è stata spigliata. Sembrava un pochino che leggessi il compitino, però perlomeno vola via spigliata, comprensibile e veloce, no? Si è promosso anche su quel lato lì. Bravo, bravo, bravo. Prossimo video. Anzi, no, adesso c'è la mandata gigantesca delle videocartoline dal mare. Guardiamo un po' dove va la gente al mare. Facciamoci due risate. Ciao Davide, sono Ciao. Alessandro, direttamente da Castro Marina, Salento. Salento. Con il mio Orient Kamasu, Kamasu. a godermi questo posto in totale solitudine. Bravo. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo visto il Kamasu, Castro Kamasu, nel Salento, non so, il Kamasu, classico orologio entry level da spiaggia, e lui ce l'ha lì, se l'è portato lì sullo scoglio solitario. Bravo, speriamo che ci vai anche dentro il mare, ma sicuramente ora ci sarà qualche amico che ce lo fa vedere, come diceva Cicciolina. Davide, ti mando il Ciao. video dalla Caraibica Tirrenia. Tirrenia. Dato che sei vicino, sai benissimo com'è. De. Ah, allora, ti faccio vedere Allora. con che orologio sono venuto al mare. Vai. Eccolo qua. Ecco l'orologio con cui Top. sono venuto al mare. Sono venuto al mare con questo perché a casa ho un SKX, ma fuori produzione, quindi mi dispiaceva sciuparlo. Poi ho un Citizen. NY0040, quello in titanio verde, che quello si sgraffia a guardarlo con la sabbia, non l'ho portato. Bravo, portato. Ho anche un Orient Triton, non lo fanno più, fuori produzione anche quello, sicché come faccio a sciuparlo quello lì? E Sciupallo. allora alla fine sono venuto con questa, almeno sto tranquillo, De. ci posso far bagno. Bravo. Vedi, Bravo lì, nell'acqua Orient. si riesce, nell'acqua si riesce.
Vabbè, via, smettiamo di bischerate che qui mi pigliano già tutti in giro e hanno ragione, fanno anche bene. Ti saluto Davide, usiamo gli orologi ragazzi, il messaggio è questo. Bravo. Usiamo gli orologi, se li compriamo usiamoli. Ole! Ciao Davide! Ciao! Praticamente l'amico ed è liornese, è a Tirrenia. Cioè, il Seamaster 300 acciaio e oro Sedna, quindi anche delicatino, vuoi dire, no? Tutto PT, track al mare a Tirrenia, che poi a Tirrenia lì ci sono anche gli scarichi della Solvay, quindi sarà anche tutto corrosivo, gli scompare sicuramente l'orologio. Bravo, però lo usa, almeno il messaggio l'ha passato giusto, utilizzare l'orologio. Partiamo adesso con questo qua, che vedo che c'è i cerchi olimpici, dove sarà a Torino, quei posti lì, Cortina, vedrai. Ciao Davide, ecco un altro appuntamento dolomitico, modalità Just One Watch, un bellissimo Oris Carbrasher in bronzo con il suo movimento 401 in house. Bravo, qua abbiamo visto un diver che è in montagna, si possono utilizzare anche così gli orologi, cioè ognuno, anche perché non è detto che, cioè, si scioglie la neve, gli va l'acqua dentro, quindi bravo. Io penso fosse Cortina, non lo so, i 5 cerchi olimpici, le Olimpiadi dove sono, prossimo, fra 2 anni, Torino Cortina, Milano Cortina, dove? Ciao Davide, sono Stefano, il medico di Roma. Ah, dottore, buongiorno. Attualmente mi trovo in Cile a Adeltatio, una caldera di geyser. Ti scoppia l'orologio. Altitudine 4300 metri. 4300. E con me ho portato l'orologio più idoneo. Cos'è? Ovvero. Minchia. Aspetta, te lo faccio vedere meglio. Il mio IWC Aquatime. Tanta roba. Che con le sue 30 bar mi consente di essere a 4000 metri sul livello del mare. Ah. E con questa butad fa ridere. Ti saluto. Complimenti. Qui dal Tatio. Un caro saluto a te Davide e a tutti gli amici. Complimenti, ciao. Prossimo, dai. Di seguito. Ciao Davide, Luigi. Ciao Luigi. Saluti dalla bellissima Puglia. Puglia. Con me a fare il bagno c'è questo bel posto. Oh. Messo questo cinturino arancione che fa tanto estate. Come vedi, anche con poco, ci riusciamo a prendere delle belle soddisfazioni. Ma vostro, ciao Davide, ciao, bacio e complimenti. Grazie mille, buone vacanze. Tanti saluti dalla Toscana. Da dove? Il mio fido amico. Zulu Time. Eccolo. Siamo venuti in vacanza qua. Bello. Esattamente. Castiglion Fiorentino. Bello. Non so se si vede. Bello assai, bravo. Bellissimo borghetto. Sì. Lassù. Arezzo, no? È il mio bellissimo Longines. Saluto. Pandan con la piscina. Saluti a Grazie. Tutti. Ciao Davide. Ciaone. Che piscina è, piccolina? Ciao Davide, Cristiano di Roma. E ulteriore tappa dolomitica. Bravo. Questo giallo della birra Dolomiti non può che farmi presentare il mio Alemanno Shark 1973. Bravo. Un orologio generosissimo. Bravissimo. Love. Finalmente qualcuno con qualcosa di diverso. Eccoci qua, Sottomarina Chioggia. Un Chioggia. Saluto da me e dal mio Glissin. Glissin in bronzo? Ciao Davide, sono Danilo di Brescia. Di Brescia. Visto questo nuovo trend dei mini video vacanzieri, volevo partecipare anch'io. Yavol. E condivido il mio bellissimo squale, regalato dalla mia ragazza l'anno scorso. E quest'anno io le ho regalato questo Citizen Quarzun. Quarzun. Ma va bene così perché le è piaciuto. Ma certo, complimenti. Un saluto. Ciao. Ciao Davide. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Davide, sempre Cristiano di Roma in Tour Dolomitico. Ancora. E di fronte alla Verau non potevo che indossare questo. Bravo. Eco Neutra a Verau con il suo cinturino Bund per un'aria Flieger. Love. Buongiorno a tutti da Flavio dalla Sicilia. Ciao Flavio. Cartolina delle vacanze, anche se
Io qui ci vivo, quindi non so se vale lo vale, stesso. Vale, vale. Bello! Uno degli ultimi. Bello! Acquastar Deepstar Chrono. Ci piace tanto questo. Che mare. Buona estate a tutti. Buona estate. Ciao Davide. Ciao. Sono Alessandro, da Fermo. Fermo. Sono cominciate ufficialmente le ferie. Mm. Orologio del giorno. Orient, Ray. Orient, Marco. 3. Marco 3. Marco 2, Marco 3. Sì, Marco. Ciao. Ciaone. Buona estate. Buona estate. Ciao Davide, dalla splendida cornice della Feniglia in Toscana ti presento il mio Orient Mako 3 Kamazu. Kamazu. La prima versione, quella con gli indici rettangolari, appunto Kamazu Barracuda. Lo preferisco più alla seconda versione che agli indici a sfera rotondi. Ricordano meno, secondo me, il Barracuda. Quadrante sole il blu, cinturino nato, molto estivo, simpatico, che fa il suo. Bravo, affogalo. Fa perfettamente il suo lavoro. Ancora un saluto a tutti gli amici del canale e a te Davide, e ancora love. Love. Ciao Davide, Cristiano di Roma, ma in trasferta dolomitica. D'accordo. Manderò in questo mio soggiorno una serie di video, uno per ogni orologio che ho portato della mia collezione. Ovviamente in montagna non potevo che partire con un diver, il ZRC Titanio. Bello. 3000 metri. Ma lo fermo perché ma c'è il polso gracilino, perché ne ho già visti, è il terzo, alle mano, poi ho visto, mi sembra, l'Econoitra, sembrano dei padelloni al tuo polso, ma cosa c'hai, sei mingherlino, mangia un pochino, mangia. Certificato e 5000 testato. Quindi, con sistema ECS e corona Aure 6. Bravo. Questo stupendo orologio l'ho preso all'ultimo watch meeting da il buon Giacomo, che mi ha fatto un'offerta che non potevo rifiutare, certo. E quindi questo è stato il mio acquisto. Bravo. Un orologio veramente fantastico. Complimenti. Love. Complimenti. Ciao Davide. Ciao. Sono l'amico di Livorno. Infatti sono a Calafuria sul Romito a far bagno con il nuovo Seiko SRPL 11 rosso fiammante, che io ce lo porto anche sott'acqua a rincorrere pesci che non li acchiappo mai, nemmeno se piango, perché vanno troppo veloci. Comunque un bel diverino sott'acqua è il suo, solo io di Livorno te lo potevo mandare. Bravo. Lo porto sott'acqua. Livornese. Via, oh, un abbraccione, continuo, sì, buone vacanze e ciao a tutti gli amici del canale. Ciao. Bravo, bello. Ciao Davide. Ciao. Io sono in Emilia. Orologio del giorno, anzi da giorno, è questo simpaticissimo Orient Mako 1, lascito di mio papà. Bello, Mako 1. A cui ho dovuto fare necessariamente qualche modifica perché non riuscivo a farmelo piacere. Quindi cinturino nuovo, inserto ghiera ceramica e questa ghierettina zigrinata che, boh, insomma, me lo fa rendere un pochettino più piacevole. Molto contento del fatto che, nonostante queste moddature che ho fatto io, lui continua a comportarsi egregiamente e quindi lo uso con piacere perché è molto bello e mi dà molte soddisfazioni. Bravo! Rock and roll! Rock and roll! Non è mica, cioè, vabbè, va bene, un entry level, quindi gli ha cambiato l'inserto ghiera in zafiro, la ghiera interamente, diciamo. Però è un po' come, non ti piaceva, allora gli cambi le cose, come sposarsi con uno, poi non ti piace, gli dici, oh, ora ti rifai le tette, ti rifai il culo, così sei più bella, che sennò prima non mi... No, non lo prendere, anzi, l'orologio, no, non lo prendere se non ti piace. Non lo usare. Vabbè, dai. Ciao Davide. Ciao. Faccio un breve video qui tra Gargano e Salento per farti vedere come si diverte il mio ragazzino in acqua. Col Pro Master lo conosci molto bene. Con questo shark è proprio la morte sua. Bravo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao. Basta, un saluto così, due parole. Dove siete? Dove? Perché? Dove? Quando? Orologio del giorno, il giorno Pro Master, tutti gli ornesi. Un salutone dal Livorno. Gonfia Livorno. Ciao.
Ciao Davide, sono Ciao. Matteo. Matteo, un salutone dall'Alpe d'Evero. Oggi giornatina al sole, volevo farvi vedere Seiko 5. L'orologio del giorno, Seiko 5 Sport. Sports. Un ottimo compagno di avventure. Certo. E bello. Niente, tutti al mare, però dai. No. C'è qualcuno che va anche in montagna. Siete in tanti. E sempre con l'orologio al polso. Bravissimo. Un saluto a tutti. Un salutone. Ciao Davide, sono Luca da Catania. Catania. In precedenza ti avevo inviato una cartolina dal mare dall'isola delle correnti con il mio Promaster. Invece oggi sono qui alla playa, l'isola, la spiaggia della mia città Catania, e vedrai che c'è, da lì si vede lo sfondo lettera anche se coperta, è la mia città, con il mio finalissimo ultimo acquisto. Houston Khaki Scuba, Khaki Navy Scuba. Yes. Colorazione orange. Bello, ci piace. Momento H10, 80 ore di riserva di carica. Una colorazione estiva. Allegra, divertente. Allegra, divertente. Saluti a tutti. Saluti. Da Catania. Catania. Love, 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 bravo. Ciao Davide. Ciao. In diretta da Sarzana, ecco i nostri orologi. Oh. Ciao. Ciao. Sarà dura che Sarzana, sarà Marinella di Sarzana. Sarzana non c'è il mare, eh? Insomma, cerchiamo di essere più precisi, eh. Ciao Davide. Ciao. Eccoci da Punta Pellaro con il Citizen Promaster. Promaster Marine. Che fa kitesurf. Ciao. Bye. Tramonto, c'è il tramonto. Anche qua. Ciao Davide, faccio questo secondo video da Punta Pellaro. Sempre te. Ieri ti ho fatto vedere il Citizen Promaster Marine, qui abbiamo gli amici che ci salutano col kitesurf. E oggi invece ti faccio vedere questo Orient Kamasu Mako 3, quadrante blu, ghiera blu, secondi, 15 minuti, scusami, azzurrini, molto molto efficaci. Il Bell Diver che si fa anche lui il suo bagnetto. Per la tua rubrica shorts, spero che questo video ti piaccia. Love! Love! Rock! Il bimbino, bravo! Ora c'è un po' di confusione, sono già qualche video che Mako 3, Mako 2, Mako 2 e mezzo, Mako 1, c'è una confusione gigantesca, Kamasu, cioè veramente, se c'è una casa che riesce a fare della confusione, a dare nomi agli orologi, è a Orient. Mako 3, Kamasu 2, barra, Mako 3 era questo, Mako 3 quello che c'ho anch'io, Mako 2, cioè non si capisce niente. Ciao Davide. Ciao. Ti saluto da Seefeld in Tirol in Austria. Con il mio bel Tudor Blade Bay 54. Bravo, si vede. Buone che vacanze a tutti. Si vede che c'è i soldi. Ciao Davide, saluto a te e tutti gli amici del canale. Sono Riccardo da Varese. Sono qui a Marzamemi in Sicilia, un posto stupendo con un'acqua fantastica, e vi faccio vedere l'orologio che mi ha accompagnato tutti questi giorni di vacanza, che è questo bellissimo Seiko Mini Marine Master della serie Proxpex. Bravo, bello questo. Ho fatto un'ampia recensione, quindi non mi dilungo in dettagli, e che dire, veramente un ottimo orologio. Ciao, love. Love, 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 bello Seiko, bravo. Ciao Davide, un saluto da Viareggio. Viareggio, bravo. Orologio Promasterino, nome. Diamo prova di resistenza all'acqua. Vai, funziona. Che provona. Buone vacanze. Che provona che abbiamo fatto. Ciao Davide, un saluto a te e a tutti gli amici del acquaterra. Canale. Da me, bravo. E dal mio acquaterra. Che, come vedi, porto sempre con me anche in acqua, in fondo è nato per questo. E niente, col adesso nato, dopo aver fatto il brillante vado comunque a sciacquarlo in acqua dolce, che non si sa mai. Bravo. Ciao a tutti da Jesolo. Che bello, bravo. Ciao Davide, sono Ciao. Carlo da Verona e ti mando questa videocartolina dalle vacanze, anche se non sono in vacanza ma sono a casa. Vabbè. Per intanto augurare una buona estate a tutti gli iscritti. E poi per mostrarti questo bellissimo per il mio Squale 1521. È bello, sì. In edizione limitata 100 pezzi mondo, in collaborazione con l'artista Second Second, che in pratica ha modificato questo esemplare tracciando una linea
da ore 3 a ore 9, spostando lo squaletto tipico di squale e modificando infine la sfera delle ore, che sembra sia stata aggiornata dallo squaletto. Cambiamentoni ha fatto. Secondo me molto simpatica, diversa dal solito che caratterizza molto questo 21. Ecco, io quando vedo queste cose qua, questi cambiamentoni, ha spostato la linea, ha fatto la morsicata, mi sembra di vedere tre uomini e una gamba, la gamba di Carpez, che il mio falegname con 10.000 lire la faceva meglio, no? Queste forme d'arte, no? Che dobbiamo per forza dire bello, perché sennò vieni preso come uno stupido, no? Bello, bello. Ho saluto tutti e a presto. Ti manderò un video della mia collezione che sì, ti mandai più di 2 anni fa, ma dato che l'ho rivoluzionata è presto, spero di rivoluzionarlo ulteriormente, ti mando un video. La videocartolina deve essere un po' grazie più. E buone vacanze a tutti. Ciao, buone vacanze. Bravo. Torre delle Stelle, Sud Sardegna, con il Kamasu. Va per la maggiore il Kamasu, guarda che branco di pesci. Ma Kamasu, il Kamasu 2, il Kamasu 3, boh, si capisce niente questi Kamasu. Bello, le riprese sott'acqua. Vabbè, Dusa, scappa. Vabbè, dici qualcosa, parla, non possiamo stare a vedere ore e ore di immersioni, eh. Pronto? Niente, dai. Andiamo avanti. Ciao Davide, siamo Simone Aurora da Calagenetro Sardegna. Bravi! Citizen Pro Master Titanium. Bello! Mi è piaciuto subito il Citizen Pro Master guardando i tuoi video e cercavo un orologio in titanio. Mi piace un sacco il colore verde e quindi ho acquistato questo Citizen Pro Master. Hai fatto stupendo, bene. L'ho portato al mare, resistentissimo. Vabbè. Oh! 300 metri da Calabrondini. Sempre guardando i tuoi video, la scimmietta mi ha detto compralo, ed è così che ho acquistato questo bellissimo Glissin Combat Sub, che utilizzo anche a lavoro. Fatto bene, un bel orologio. E per la sera ho Rosei, un t-shirt di papà e l'altro di mamma. Questo Bravo. È il mio Swatch Flip. Grande. E ti saluto da Rosei. Swatch regalato per i 6 anni della mia piccola. Bravo. Complimenti. Omega Genève del 1973, Onify. Questo orologio ha una storia particolare. Cercavo un Omega Vintage e mio papà mi ha scoperto e ha tirato fuori dal cassetto dove teneva i martelli, cacciaviti e qualsiasi cosa, questo Omega tutto rotto con il quadrante praticamente illeggibile e fermo. Io l'ho portato dall'orologiaio che con tanta pazienza e con grandissima abilità è riuscito a riportarlo in vita e adesso lo indosso praticamente tutti i giorni. Bravo. E lo trovo stupendo. Complimenti per questa bella. Grazie Davide e complimenti per la passione che trasmetti con i tuoi video. Continua così. Grazie. Rock and love. Orient dal lago di Bracciano, il vostro amico Riccardo. Ciao Davide, un saluto da Marina di Vasto. Vasto. Con il mio Certina PH200. Un certino. Che fa il suo. Ciao. Ciao, fa il suo. Zacinto, Grecia. Un bel mare. Paolo da Mantova. Spinnaccherone. Spinnacca. Tac. Ciao a tutti, buone ferie. Ciao. Dove ciao sei? A tutti, amici del canale. Un saluto dalle cristalline acque di Lidi Ferraresi. Insomma, cristalline. Seco 5 Sports. Cristalline mi ha tanto, comunque va bene, dai. Beh, sono sabbiose lì, fondale sabbioso, cioè ci sono le
il delta del Po. Ciao Davide, sono Fabrizio, oggi sono a Riccione. Fazione. E ti faccio vedere il mio Hamilton Expedition. Vai, faccelo vedere. Da 37, molto indicato per il mare. No. Anche se oggi non entro in acqua perché c'è molta mucillagine e con questo caldo guardiamo il mare da fuori. Va bene, dai. Ciao Davide e grazie a tutti. Grazie a te. Bello l'Expedition di Hamilton, ci piace. C'è i punti cardinali, vai a ovest. Ciao Davide, apro la serie Diver costosi portati al mare con disinvoltura. Breitling Super Ocean e Valencia, Playa del Saler. Allì. Ciao Davide, mi chiamo Dario e ti mando questo video dalle campagne della provincia di Agrigento. E niente, questo è il mio primo orologio meccanico acquistato 4 mesi fa, un Seiko 5 GMT. Spero sia il primo di una lunghissima serie. Bravo. Complimenti per il canale. Grazie. Sei un grande. Ciao. Ehi, grande. Ciao. Sei una tinozza. Sei una tinozza. E cosa fai te? Ciao Davide. Ciao. Sono Michele. In vacanza in provincia di Arezzo. Ero un po' indeciso, allora mi sono portato un Samurai, cominciando da sinistra, Glycine Combat Sub, il Kaki Navi da 43 e un Hydro Conquest. Bravo. E li faccio fare il bagnetto tutti e quattro. Eh certo, fagli fare il bagnetto. Così non si lamentano. Ciao a tutti, buone vacanze. Ciao, buone vacanze con i tuoi daverini, simpatici daverini. Mica bellino lì. Ciao Davide, un saluto dalle cascate delle Marmore. Marmore, Umbria. SKX. Bravo, col Seichino. Ciao Davide, estate uguale Promaster. Promaster uguale estate. Ciao a tutti. Pubblicità qua. Gli slogan proprio ci inventiamo. Ciao Davide. Ciao. Sono qua a Viareggio. Ah. Nelle tue terre. Sì, più o meno. E oggi sono qui con il mio Rotary Simatic. Bravo. Qui ho abbinato questo cinturino. Bravo. Verde in gomma che riprende quasi i dettagli del dial e niente, lo testiamo un attimo nel suo ambiente naturale. Ma sì, si confonde, e ci godiamo l'acqua e l'aria della tua regione. Certo. Bravo. A presto Davide. Ciaone. Ok, questo qua abbiamo già visto. Finito ragazzi, abbiamo visto tutta una serie di location, tutta una serie di personaggi, tutta una serie di orologi, c'è anche stata abbastanza varietà. Chiaramente io mi diverto di più quando vedo, va bene, le location, ok, quando sento la voce femminile, ok, ma quando vedo l'orologio un pochino costoso che viene utilizzato, no? Avete visto l'Omega Seamaster acciaio oro, quel Breitling, l'Omega Quaterra in acqua, non è da tutti portarlo in acqua l'Omega Quaterra, vabbè, ci sono piaciuti questi video estivi, le video cartoline dalle vacanze, così vediamo un pochino gli affari vostri, no? Se la scimmietta è riuscita ad affogarla in acqua, oppure se ogni volta che uscite anche lei esce fuori, fa così e ricomincia a mangiare la nocciolina e a guardare gli orologi degli altri, va bene. Ragazzi, io mi sembra che siamo giunti alla fine, è anche lunghino sto video, non lo so quanto è venuto. C'erano tutti questi short che erano veramente tanti, l'avete preso sul serio di mandarmi, va bene, ci sta, sono contento. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!